Continua il tour per il CP dei Navigator. Oggi siamo a Cavalli di Reni, siamo stati a parlare con la dirigente, la dottoressa Mauro, abbiamo portato la nostra solidarietà agli impiegati e lavoratori del CP e abbiamo avuto un bel colloquio con la dirigente Mauro, che ci ha un po' prospettato quali sono le situazioni che attualmente il CP di Cava sta affrontando, dicendo anche parole positive per il solo CP di Cava, anche perché da quello che è emerso la situazione sugli altri centri per l'impiego della provincia di Salerno, soprattutto nell'area nord, quella di Scafati, la situazione è un po' molto molto più complicata, perché il numero di percettori del reddito di cittadinanza rispetto agli impiegati e alle forze disponibili all'interno dei centri di impiego è elevatissimo. Siamo oltre mille persone, mille percettori per impiegato. Quindi una situazione di tracollo che è stata anche fatta presente ai dirigenti regionali del centro di impiego. Cosa dire? Continua il nostro tour, siamo domani o dopodomani saremo anche a Nocera e a portare la nostra solidarietà agli impiegati. Gli siamo vicino, sappiamo come sono operati il lavoro, ci sarà qualche fotografia che vi farà capire qual è il livello delle file che sono adesso al CP e questo praticamente tutti i giorni. Avremmo sicuramente dato il nostro contributo di assistenza tecnica e alleviato anche il lavoro di questi operatori. Abbiamo ancora una volta avuto la solidarietà dell'RSU del CP, una solidarietà che si manifesta in maniera generale per quanto attiene la nostra problematica, ma che rintaglia ancora degli spazi di politici all'interno del quale viene detto che in qualche maniera De Luca, se non avrà qualcosa in cambio, non firmerà.